Salve a tutte e tutti. Eccomi un'altra volta qua con tutte e tutti voi per presentarvi un libro, anzi, delle idee che sono uscite dalla lettura di questo libro che sto ancora continuando nella mia rubrica letteraria, nel mio angolo letterario. Io sono il vostro Santenchan. E quindi passiamo a commentare quest'opera edita dalla Einaudi, I Vangeli Apocrifi. È un'opera molto interessante, anche perché, sebbene io sia ateo, mi hanno sempre interessato certe questioni. Per esempio, la Chiesa Cattolica vuole presentarci la sua Bibbia, il Vecchio e il Nuovo Testamento, come un'opera ispirata da Dio e scritta d'un fiato, diciamo. Poi invece sappiamo che i vari evangelisti riconosciuti dal Vaticano non hanno vissuto tutti lo stesso periodo. E quindi che c'è una distanza di tempo fra un evangelio e un altro. Ma oltretutto sono poi fonti che sono state corrette, tradotte e ritradotte innumerevoli volte. E sono esistiti molti altri evangeli, appunto apocrifi. All'inizio non erano apocrifi, ma avevano la stessa legittimità di quelli che poi sono diventati canonici, soltanto che a cominciare dal primo concilio, quello indetto dall'imperatore Costantino, si sono dichiarati apocrifi tutti quei testi che non si sono inclusi nel canone. Quindi sono diventati apocrifi, cioè non accetti. Come dire, e poi anche i dogmi della Chiesa Cattolica, per esempio, qua non mi sono messo delle annotazioni, però per esempio noi pensiamo anche dalla lettura degli Evangeli che tutto quello che dice la Chiesa Cattolica in quanto a dogmi sia già stato proclamato dai primi tempi della Chiesa. Invece no. Apro una pagina dell'introduzione a caso. L'identità di Gesù con Dio aprì un'altra grave questione. Come può, si chiese Nestorio, patriarca di Costantinopoli, Maria, in quanto madre di Gesù, considerarsi anche madre di Dio? Può Dio essere generato? L'obiezione di Nestorio non ebbe ascolto. Nel 431 il concilio di Efeso decretò che Maria è Deipara, madre di Dio. Nel 431 il concilio di Efeso. Quindi non è dai primi tempi che si considerava Maria, madre di Dio, ma solo grazie a un concilio, per citare un esempio. Poi, un altro dogma che non è stato tale fin dai primi giorni, anche perché i cristiani all'inizio, i primi secoli, erano organizzati in comunità, in comune cristiani. E c'erano molte chiese cristiane, ma no, non avevano lo stesso peso di quando si consolidò la Chiesa dell'Impero. La Chiesa nasce spontaneamente attorno a una promessa, nel nome ingenuo e solenne di una parola.
Assistiamo nei primi secoli cristiani a un lavoro minuto e grandioso di fondazione di un linguaggio, al costituirsi di una credenza che rinnova alla radice i valori della vita. All'inizio non volevano fare una nuova religione, volevano riformare quella che c'era prima. Quindi, non soltanto dopo un concilio si stabilì che Dio era che Gesù era divino, ma addirittura la divinità della Vergine Maria. Per esempio, e quindi molti Vangeli apocrifi hanno a che fare con, diciamo, gli aspetti minori e non trattati molte volte dai canonici. Il secolo IV, infatti, è il periodo, più importante per la storia della Cristologia e della Mariologia. Fin dai primi anni sono cominciati dibattiti, alle volte anche violenti, su di un importante problema teologico. Gesù era un essere divino generato da Dio, come appare in Matteo e Luca, dopo l'aggiunta dei capitoli introduttivi, generato fra virgolette, o uomo adottato da Dio al momento del battesimo, o un'emanazione di Dio, gnostici e Giovanni, o un'apparenza fittizia presa da Dio per rivelarsi agli uomini. Docetismo. Il Concilio di Nicea del 325 affermò l'identità sostanziale, l'identità di sostanza tra Dio e Gesù, generato ma non creato. Più tardi nel Concilio di Costantinopoli si aggiunse anche a formare un'unica persona con Dio, Gesù, lo Spirito Santo. Quindi nel Concilio di Nicea si stabilì l'identità di sostanza tra Dio e Gesù. 325 e nel concilio di Costantinopoli del 381 si aggiunse anche lo Spirito Santo. All'inizio i cristiani non avevano tutte queste dottrine di fede. Quindi il culto della Vergine cominciò ad avere uno sviluppo straordinario nel IV secolo. E quindi ogni volta che si voleva apportare qualche dogma al culto cattolico o cristiano in generale, si faceva un concilio e sono tutte cose che i cristiani prima del IV secolo, per esempio, non conoscevano neanche. La divinità di Gesù, la divinità, il culto della Vergine, praticamente una apoteosi della Vergine. E quindi, per come dire, molte cose dei testi apocrifi sono state incorporate nei testi canonici, negli Evangeli canonici. E molte cose sono state viste come eretiche soltanto perché rivelavano le oscure origini dei testi canonici. Ed è molto interessante, per esempio, poter leggere qualcosa di questi Vangeli, storia di Giuseppe il falegname, infanzia, storia dell'infanzia armeno, ma soprattutto dell'infanzia arabo-siriaco. Ci sono tante cose che vorrei leggere, ma poi ci metto. Quindi è molto probabile che il Vangelo arabo-siriaco
sia posteriore al IV secolo, perché inizia con un incipit in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sappiamo che il dogma dello Spirito Santo è stato introdotto nel IV secolo, prima non esisteva. Quindi, come dire, io vi consiglio la lettura dei Vangeli apocrifi, perché soprattutto ha un buon apparato di note, un buon glossario storico e biografico, anche monografico. Perché sta bene voler credere nella religione cattolica o in qualche altra chiesa cristiana. Ma sappiate che la Bibbia, tanto il Vecchio Testamento come il Nuovo Testamento, sono stati manipolati dai padri della Chiesa cattolica come se fosse stato un re del Digest dell'epoca. Perché innanzitutto le prime vulgate, che poi erano in latino, della Bibbia cattolica non avevano molte differenze con i testi cosiddetti apocrifi o eretici, ma si trattava di variazioni. Poi nel corso dei secoli, soprattutto a partire dal IV secolo d.C., la Chiesa cattolica si è inventato dei dogmi di culto, fra cui la verginità di Maria, che sarebbe madre di Dio, perché innanzitutto la discussione iniziale su se Dio, cioè se Gesù era figlio di Dio, se Cristo era un'emanazione di Dio, se si convertì in Dio con il battesimo, se era uno spettro, un fantasma divino, se era un'ombra divina, se era un'immagine irreale, quindi magari un ologramma, oppure una persona che è rimasto sempre umano. E poi chiaramente, avendo scelto la divinità di Gesù, una consustanzialità, cioè fatto della stessa sostanza ed emanato da Dio, non creato da Dio, perché Dio non potrebbe creare perché interverrebbe nel mondo. Invece una consustanzialità, una emanazione divina consustanziale della stessa materia, come se fosse nato per partenogenesi come i lombrichi, automaticamente si dovette lavorare sul dogma del fatto che la Vergine Maria sarebbe madre di Dio. E poi anche un'altra questione, che già si sapeva che Gesù aveva molti fratelli, allora non poteva essere che li avesse avuti dopo i fratelli, doveva averli avuto tutti prima. E allora a questo punto anche gli apocrifi si incaricano di inventare delle pietose leggende, nel senso che innanzitutto dicono che, come già per un altro personaggio biblico, probabilmente Giuseppe ha avuto il figlio Gesù in tarda età, quindi già era sterile, per così dire, e che quindi tutti gli altri fratelli e sorelle di Gesù sarebbero stati di un matrimonio anteriore, che magari aveva 70 anni quando conobbe Maria e sposò Maria. Magari, ecco, come io sto leggendo in un Evangelo apocrifo, il protovangelo di Giacomo, che narra l'infanzia di Gesù, qua si dice che il sommo sacerdote ingiunse a Giuseppe, estratto a sorte, di sposare Maria. Lui aveva 70 anni, lei era giovane, perché in questo modo
si accomoda la storia in modo che risulta che Maria era vergine e che quindi non può aver avuto da Maria fratelli e sorelle, bensì i fratelli e sorelle minori di Gesù erano di un altro matrimonio di Giuseppe con un'altra donna, che magari è morta perché Giuseppe aveva già 70 anni e a quell'epoca l'età media di vita era di 35 anni. Quindi Giuseppe era un miracolato per aver vissuto tanto, ma non poteva avere un'altra grazia, quella di generare, per la sua avanzata età. Allora così la Chiesa ha salvato il fatto che non si poteva accettare che Dio avesse fratelli e sorelle. Perché? Perché vabbè che Gesù era emanazione di Dio e non creato da Dio, ma emanazione dello stesso Dio. Ma se avesse avuto prima o dopo dei fratelli e sorelle dalla Vergine Maria, anzitutto se li avesse avuto prima non sarebbe più stata Vergine Maria. A meno che Dio per miracolo la rendesse vergine, ma doveva essere vergine di corpo, ma anche di coscienza, di mente. E poi perché, in effetti, se avesse avuto dei fratelli nati dopo di lui e delle sorelle nate dopo di lui, allora sarebbe diventato un politeismo, perché la gente avrebbe adorato anche i fratelli e le sorelle di Gesù Cristo. Invece così. Come giustificare che è stato l'unico nato da Maria? Semplice. Maria era vergine e Giuseppe era troppo avanti con gli anni per avere sesso. Fu obbligato dal sommo sacerdote a sposarla e tutti i fratelli e le sorelle erano frutto di un altro matrimonio, quindi erano sorellastri, sorellastre. Faccio come vuoi dire che mi sbaglio nel genere, sorellastri e fratellastri. Sorellastri e fratellastri da parte di padre. E in questo modo lui rimane l'unigenito. Perché in pratica un monoteismo accetta che ci sia un solo Dio. Vabbè che in qualche modo in questo modo uno dice si adorano due persone, ma per emanazione è come se si fosse incarnato Dio nel grembo della Vergine Maria, come il caso di Krishna, soltanto che Krishna si manifesta nel Ramayana come Rama e Bala o Bolo, e quindi è un politeismo. Se Gesù, anche dopo la sua nascita, avesse avuto fratelli e sorelle, sarebbe stato un politeismo. Che ruolo avrebbero dovuto avere nell'esigesi, nell'interpretazione salvifuga della Bibbia? Avremmo avuto non un crocifisso, ma 18, 20. Ecco, già fanno dei problemi alcuni conversi all'Islam in Italia perché dicono che il crocifisso è violento. E poi è un'immagine, e che vogliono che leviamo i crocifissi dalle aule di scuola, dai tribunali, dagli uffici postali. Ma che problemi avremmo avuto invece a mettere 18 o 24 crocifissi? Perché i fratelli di Gesù, se nati dopo di lui, sarebbero stati degli dei e avrebbero corso la sua stessa fine. Poi la dottrina dello Spirito Santo, che è stata introdotta dopo il IV secolo dopo Cristo, perché volevano fare antagonismo agli gnostici, che per gli gnostici il simbolismo del ternario è sempre stato molto importante. Beh, ci sono molte cose delle quali parlare, ma soprattutto più che gli apocrifi in generale e i testi eretici, mi piacciono proprio gli apocrifi delle origini, che in realtà non erano apocrifi, ma sono stati considerati apocrifi solo dopo i primi concili, che hanno stabilito quali dovevano essere i canoni. Comunque anche i libri canonici
non era ben chiaro quali dovevano essere. Perché la selezione di libri considerati eretici variava molto nel tempo. Quindi dipende da quali padri della Chiesa considerassero i testi apocrifi. Per qualcuno incluso era inaccettabile qualche Vangelo canonico. Ecco, il ciclo di Pilato, la formazione del canone, la versione di Paolo per coloro che predicavano un Vangelo diverso dal suo, continuava nel secondo secolo anche nei confronti degli stessi sinottici e del Vangelo di Giovanni. In genere Marco e Matteo erano ovunque accettati, su Luca si facevano molte riserve, Giovanni incontrava in alcuni ambienti una considerevole opposizione, mentre vi era anche chi, come Marcione, riconosceva soltanto l'autorità delle lettere paoline e di una parte del Vangelo di Luca. Giovanni incontrava in alcuni ambienti una considerevole opposizione. Non ci scordiamo che molti tacciavano il Vangelo di Giovanni di essere gnostico. E non ci scordiamo che molte logge massoniche fanno rendere giuramento all'iniziando su una copia del Vangelo di Giovanni. O di un'introduzione al Vangelo di Giovanni o un protovangelo di Giovanni. Quindi, se il Vangelo di Giovanni è prediletto, come anche l'Apocalisse, dalle logge massoniche, dagli orienti massonici, ci sarà una ragione. Se appartiene veramente al secolo secondo, come si suppone, un documento importante è il Canone Muratori, così chiamato dal nome del noto studioso Ludovico Antonio Muratori, che lo trovò trascritto su di un palinsesto che non era della RAI, dell'VIII secolo. Ma la denominazione di canone non è appropriata, il documento non ha ancora fatto la pretesa di essere tale. La discriminazione si fa più precisa nel III secolo, quando, almeno per i Vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni, si riconosce la qualifica di libri ispirati e per gli altri la sinega. Tuttavia, nemmeno nel III secolo un canone definitivo ancora esiste. Tanto è vero che lo storico Eusebio di Cesarea, già alla fine del secolo, è ancora in dubbio se accettare o meno l'Apocalisse, il Vangelo secondo gli ebrei, le lettere di Giuda, le lettere di Giacomo e la seconda lettera di Pietro. Solo a cominciare dal IV secolo si trova usata la parola canone per indicare un elenco di scritti neotestamentari ufficialmente autorizzati da qualche sinodo, e la parola apocrifo col significato ormai di falso ed eretico. Tuttavia si hanno ancora cataloghi a titolo privato come il codice Claromontano e la Sticometria di Niceforo, i quali, anzi, secondo alcuni studiosi, sono addirittura di data posteriore.
Entrambi indicano il numero delle righe di cui risulteranno composti i singoli testi del Vecchio e del Nuovo Testamento, probabilmente contenuti in qualche manoscritto allegato ora perduto. Quindi, come dire, nel corso dei secoli si è fatto questo canone di libri accettati, e nel corso dei secoli si sono modificati queste. Io la storia del fatto che il Vangelo di Giovanni è asinottico lo sapevo già da tempo. I Vangeli gnostici non ebbero fortuna nella maggioranza delle comunità cristiane composte prevalentemente di masse popolari per il loro carattere esoterico. Come già si è detto, essi appunto ebbero per primi l'appellativo di apocrifi a causa di tale loro carattere. Ma prima di essere messi al bando come illegittima, la dottrina gnostica ebbe tempo di esercitare una profonda influenza sul pensiero cristologico. E proprio verso la metà del secolo II venne composto un Vangelo che ne è fortemente permeato e che tuttavia la Chiesa ha accolto come ispirato accanto ai sinottici, il Vangelo secondo Giovanni. Tra le masse, fin dai primi tempi del cristianesimo, ebbe invece favorevole accoglienza la concezione dualistica, la quale al Dio del bene contrapponeva un Dio del male, in antitesi eterna e inconciliabile. Vangeli dualistici furono attribuiti a Simone Mago, contemporaneo dei primi apostoli, ad Ositeo, a Cerinto, a Basilide e con maggiore sicurezza a Marcione, che fece parte della comunità di Roma intorno a metà del secondo secolo. Fieramente avversata dai responsabili delle comunità cristiane perché in contrasto con il monoteismo, la concezione dualistica tornò ad imporsi a partire dal III secolo tramite le dottrine di Mani, riformatore religioso di origine persiana, e il manicheismo fu a lungo considerato una corrente del cristianesimo, nonostante fosse stato sistematicamente demolito quale eresia nel IV secolo dagli scritti polemici di Sant'Agostino, che pure vi aveva aderito per tanti anni. Così si è andata operando una scelta e costituendo un canone. Ma la selezione non fu imposta da qualche decreto sinodale, dipendeva dalle condizioni ambientali, dall'orientamento ideologico delle singole comunità e anche, spesso, da motivi di rivalità fra loro o i loro capi. Insomma, qua poi c'è un'ampia selezione di testi apocrifi, eretici e gnostici. E ci sono altre pubblicazioni molto interessanti. Magari, ecco, siccome alla fine di ogni Vangelo, di ogni capitolo, di ogni Vangelo ti danno le possibili traduzioni dall'originale alternative, è molto probabile che i Vangeli che la maggior parte delle case editrici italiane pubblichino o abbiano pubblicato fino adesso, questo è della Einaudi Tascabili. Ma anche la Tea e altre case editoriali Bompiani hanno pubblicato magari gli stessi Vangeli. Chiaro che magari differiranno le traduzioni, le scelte delle parole. Comunque, volevo dirvi che soprattutto è grazie al protestantesimo, alla riforma cristiana, al movimento di riforma cristiana, si è avviato lo studio critico di tutti i testi cristiani. Perché diciamo con il protestantesimo si prescinde. Dall'autorità della Chiesa di Roma, no? Spirituale anche.
E quindi diciamo che il movimento di riforma religiosa noto come protestantesimo ha permesso lo studio di molti testi cristiani. Ed è molto importante formarsi un criterio soggettivo. Vabbè, volevo trovare un'altra citazione, ma bisogna sapere apprezzare quindi questa opportunità che abbiamo. Di accedere questa libertà di analisi che abbiamo al giorno d'oggi, e con l'umanesimo sono cominciati gli studi sulla letteratura apocrifa, al di fuori e in aggiunta all'interesse puramente edificativo con cui essa era stata seguita nel Medioevo. La riforma protestante, liberando le coscienze dall'obbligo di soggezione all'autorità della Chiesa di Roma, anche riguardo all'interpretazione dei testi sacri, ha stimolato, soprattutto nei paesi di lingua germanica, un'indagine senza pregiudizi su tutte le fonti scritte del messaggio cristiano, compresi gli apocrifi. E quindi sapere che la Chiesa cattolica ha sempre fatto una selezione dei testi che considerava importanti, che ha escluso altri, magari ufficialmente li ha condannati, poi ufficiosamente li ha reincorporato nei propri canoni quelle parti dei testi che considerava comunque attendibili. Quindi chi leggeva gli apocrifi era condannato a morte, ma predicava secondo informazioni messe nei testi canonici dagli apocrifi. E poi bisogna dire che fino a non poco tempo fa si condannava anche a morte chi leggeva la Bibbia, perché il volgo non era autorizzato a leggere la Bibbia. Addirittura persone illustri non erano autorizzate a leggere la Bibbia, ma la doveva leggere un prete facendo la predica. Poi, grazie alla riforma di Lutero protestante e all'introduzione della stampa dalla Cina, i testi si hanno iniziato a divulgare massivamente, si hanno iniziato a stampare delle volgate, prima in tedesco, poi in inglese, poi in italiano. Certo, la Chiesa lanciava degli anatemi contro chi stampava Bibbie e le traduceva in idiomi volgari correnti, però poi alla fine si sono dovuti adattare. I tempi sono cambiati, adesso abbiamo anche i testi originali, gli apocrifi, gli gnostici e gli eretici. Se vogliamo credere, siamo liberi di farlo. Oggi non si condannano gli atei, una volta si li mettevano in bagno nel fiume. E non soltanto siamo liberi di credere, se credere, ma anche in ciò che vogliamo credere e come vogliamo credere e perché vogliamo credere, dove vogliamo credere, quando vogliamo credere, eccetera, eccetera, con chi. E quindi è bene aprire la propria mente e leggere di tutto per vedere che molte cose
sono un'invenzione della Chiesa Cattolica, come la divinità di Gesù o la divina concezione della Vergine Maria. Si è dovuto inventare che i fratelli di Gesù in realtà non erano figli di Maria, perché altrimenti lei non sarebbe stata vergine al momento di concepirlo, ma erano figli di Giuseppe con un'altra donna, e che Giuseppe arrivò a sposarsi alla 70 anni. Ma chi lo dice questo? Qualche apocrifo che poi, ispirato perché la Chiesa lo accetta e gli conviene per la sua dottrina del IV secolo, della verginità di Maria, della divinità di Gesù, della divina concezione per opera grazia dello Spirito Santo, che è anche una dottrina, quella dello Spirito Santo, introdotta nel IV secolo dopo Cristo. Quindi sono tutte delle cose che si sono andate dogmatizzando per fare tutta la dottrina cattolica, che oggigiorno pensiamo che è nata tutta insieme, spontanea, per divina ispirazione. Invece, fino al IV secolo, i libri canonici della Bibbia, come è venduta la Bibbia di Gerusalemme, tutto, tanto il Vecchio e il Nuovo Testamento, non si conoscevano e non erano, se esistevano, tradotti in quel modo. Anzi, molti cristiani prima del IV secolo neanche leggevano magari molti libri del Vecchio Testamento, come sono nella Bibbia di Gerusalemme. E i libri del Nuovo Testamento o non esistevano, o stavano in stato larvale, perché erano scritti in un altro modo, con un'altra esigesi, cioè in stato embrionale, diciamo. Quindi tutta una serie di inventi. Poi critichiamo i testimoni di Geova, che sono una setta che di anno in anno ristampano la loro Bibbia cambiando le frasi, perché sono chilisti, millenaristi, e dicono: in tale data ci sarà l'Apocalisse. E siccome quella data arriva e non c'è nessuna apocalisse, loro cambiano le Bibbie, bruciano le vecchie, dicono: no, la data è cambiata. Beh, la Chiesa nel corso dei secoli, la Chiesa Cattolica ha fatto lo stesso. Adesso vi lascio, spero che questo mio monologo vi sia piaciuto. La prossima volta mi preparerò un discorso migliore, però era per introdurvi l'argomento. Da molto tempo che non giravo un video. Vi ringrazio di seguirmi e di stare con me, di apprezzarmi. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi. E tanti saluti a Pietro Trevis, anche lui della Bibbia parla sempre. Ho voluto dare il mio contributo. Spero che ti piaccia, Pietro Trevis. Certo, io non entro nei dettagli. Non sono né un credente, come forse tu, né uno studioso, ma una persona qualunque che ha degli interessi letterari. E siccome ho letto dai Quaderni filosofici a qualcosa del Capitale di Marx, ho letto anche a geografie come quella di Milarepa e di San Agostino, e anche di San Francesco, di Buddha, eccetera, di Lao Tse, e anche Aleister Crowley e Trotsky. Allora, ho letto anche la Bibbia, nel corso della mia vita mi è sempre piaciuto leggere. Non ho creduto mai a nulla, né di politico né di religioso, però mi è sempre piaciuto identificarmi nei pensatori del passato, nelle idee del passato, viverle, però senza diventare un fanatico o un seguace di nulla, perché sono sempre molto scettico, però mi interessa analizzare i pensieri in linea generale. Poi me ne distanzio perché sono scettico di tutto, però ecco, il mio non è un rifiuto a comprendere. Poi arrivo a delle conclusioni per le quali non credo in nulla di politico, di economico, di religioso. Tutto si forma al momento, tutto è casuale, però vabbè, un'altra storia. Allora, vi ringrazio di seguirmi. E a presto, farò altri video. Ciao, il vostro Santen Chan.